Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure93. Oggi giocheremo un pochettino a Call of Duty Black Ops 2, così faremo la terza puntata di Cure Ops 2. E siccome è già la terza volta che provo a fare questo video, come sto cercando di capire io perché cazzo mi faccio entrare in una partita in 10 match a squadre, non l'ho ancora capito. Io sono obbligato sempre e comunque a farvi vedere un po' di tutti contro tutti. Che sì, sarà la modalità più frenetica, più divertente, però mi ha rotto i coglioni, devo essere sincero. Devo provare a vedere se mi fa entrare in una deathmatch a squadre classica, altrimenti mi tocca sempre farvi vedere tutti contro tutti. E io non avevo voglia, volevo farvi vedere qualcos'altro di nuovo, più divertente. Analisi partita, cazzo, fammi entrare in una partita, dai. Che palle. No, una per una, piano piano, analizzala una per una. Che palle, muoviti. Non ci credo, ragazzi. Veramente, mi fai nervosire questa cosa. Guardate, 30 anni. Oh, alleluia, alleluia ragazzi. Almeno in 10 match a squadre riusciamo a giocare. E potete vedere un gameplay di questo cazzo di 10 match a squadre. Non mi votate Aftermath perché è una merda di mappa, scusate. Oh, almeno mi sono salvato. Ci votiamo Slooms. Votiamo Slooms. Giochiamo Slooms, che almeno è una mappa più che decente. Non è il massimo, ma diciamo che è bellina. Bravi, bravi, l'avete capito. Dovete votare Slooms e non Aftermath. Aftermath. Che cazzo è, non mi ricordo. Allora, prima di tutto, prima di a giocare, mutiamo questi ragazzi, altrimenti fanno un casino perché magari si mettono a parlare la loro lingua che io ovviamente non capisco. Mettiamoci le cuffie, posizioniamoci. 30 anni per fare le squadre, dai. Ah grazie, la partita sta per cominciare ancora. Dai, siamo 6 contro 6, perfetto, dai. Allora, ovviamente io utilizzerò sempre la mia armetta preferita, l'M27. Dai. Ok. Sapete perché non gioco a 10 match a squadre? Perché non gioco molto a 10 match a squadre, proprio per il fatto che devo dipendere da una squadra che può essere, potrebbe essere fortissima come potrebbe essere scarsissima. E questa cosa non va benissimo, non va per niente bene per me. Allora andiamo con l'M27. Cioè, andiamo dritti. Fate tutto il necessario. Andiamo a destra, sicuramente ce ne sarà uno ovviamente. Perché alla sinistra. Qui guardate, guardate, guardate. Siamo strano. Andiamo avanti, giriamo a sinistra. Giriamo a sinistra, vediamo un pochettino se ci sono stronzi qui. No, perfetto. Zio, non farti uccidere, zio, non farti uccidere. Stiamo perdendo. No, ma vaffanculo. Bello. Più lento, tranquillo. Giriamo qui a destra, vediamo un pochettino se c'è uno stronzo. Guardate, no, non c'è, che strano. Double kill. Mica, siete dei cazzo di camper, ragazzi. Siete dei cazzo di camper. Non va bene. Siete noiosi. Giriamo qui a sinistra. Destra, 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 destra. Sei a posto. Headshot, bitch. Ah, sono spaventato, ragazzi. Andiamo, andiamo. Dai. Bossimbetti. Che
palle. Dai, andiamo avanti. Dentro sono uno stronzo come al solito. Oh, tranquillo, non morire. Andiamo qui. Nessuno. Inizio il movimento, armati. Ah. Ah, ok. Andiamo. Stronzo, muori, così impari a uccidere il mio avversario. UAV. UAV alleato in arrivo. Ricarico l'arma. Vieni, vieni, vieni. Esci fuori. Esci fuori. Mamma mia. Esci, esci, vieni. Grazie zio, mi hai salvato il culo, grazie. Merda, vaffanculo. Cazzo. Pensiamo alla torretta nel frattempo. Un consiglio che vi do: la torretta in questa mappa Slooms, mettetela qui. Ottima. Perché il spawn è lo spawn avversario quando noi andiamo dall'altra parte e quindi fa un sacco di kill. Vi conviene, mettetela sempre in questi punti, angolini, in modo che non possano essere raggiunti dagli avversari. Mi son cagato addosso. Mi son cagato addosso. Stronzo. Guardate, ma fai cagare, ragazzo. Fai cagare, scusami. Dai, fai schifo. Andiamo avanti, vediamo se riusciamo a infiltrarci in quella casetta dove è pieno di newboni di merda. Ah! No! Cazzo! Dai! Che palle, non va a fare due kill tranquilli che poi mi ammazzano subito. No, no, faccio schifo, ragazzi, faccio schifo. Andiamo qui a sinistra, vediamo se c'è ancora quello stronzo. Oh, sta a sparare. Ok. La mia torretta non ha ancora fatto una kill. Giusto per... Oh, la sua arma, che cazzo di arma hai? Ah, c'è anche tu l'M27. Intenditore, ragazzi, intenditore anche il mio avversario. Lo devo vincere. No, no, scusami, scusami, che cazzo hai fatto? Che palle. Allora, se esci qui, ti storpio, ragazzo, ti storpio. Ma dai, non muori, oh, non muori, cazzo. Non muori. Mi hai rotto i coglioni. Mi tocca prendere l'M27. Non c'è nessuno. Giriamo qui a destra, qui a destra speriamo che non mi uccidano. Andiamo, andiamo. Andiamo un... No, no, veramente, mi sto rompendo il cazzo. Sei un camper di merda, vaffanculo. Ti elimino, ti elimino. Ti elimino proprio e basta. Stiamo perdendo lo scopo. Non fa, non fa, sei un camperone. Alas. Oh. Cos'è esploso? Dai, ma vaffanculo. Cos'è esploso? Quella cazzo di granata. Action, bitch. Mamma, mi sono salvato! Abbiamo preso il comando. Minchia, grazie zio! UAV pronto. Anche
perché la mia torretta alla fine è stata utile. Li avete attaccati alla grande. Lo so, ragazzi, dai. Ovviamente. Voto, posizionatevi in un angolino perfetto. E lo spawn, uno spawn. Farà una strage la torretta. Non questa volta, perché ha fatto veramente cagare. Però dai, si poteva fare di meglio. Ok. No, mettiamo top secret. Speriamo che sia un'ottima partita. Non so se avete mai provato Turbine. È una specie di... è una mappa di Call of Duty che... dove c'è un aereo che è precipitato, si è tutto distrutto, è tutto spacchettato, diciamo, ci puoi passare dentro, eccetera. E la mappa è divisa da questo aereo, dove c'è ovviamente, oltre all'aereo, dietro, se potete vedere nell'immagine, c'è anche un ponte che divide la mappa in due pezzi, in due fazioni. È molto grande come mappa, cioè non è all'altezza della grandezza delle mappe di Battlefield 3, però è un'ottima mappa, perfetto. Resto per forza in questa modalità perché c'è Standoff, una delle mie mappe preferite. Questa volta useremo l'MSMC, guardate. Cercherò la prossima volta di fare anche usare qualche arma diversa, tanto per cambiare. E fare anche una saga di New Battle alla grande, tipo usare solo il bazooka per uccidere o lanciare Tomahawk. Anche se quello vorrei farlo su Età della Pietra, ma non riesco a farlo. Si vede che c'è proprio poca gente che gioca. Allora, usiamo questo MSMC. Non so se avete visto le nuove... come si chiamano? Le nuove mimetiche per le armi. Molto bellina quella del dragone. Se l'avete vista, veramente bellina, mi è piaciuta tantissimo. E stavo proprio pensando di comprarmela. Ma perché? Sentimi che c'è qualche strano su questo. Oh, che strano. Mi son gelato, ragazzi. Mi son gelato. Allora, insomma, quest'arma non è efficace dalla distanza. Cerchiamo di spostarci e di muoverci. E di muoverci dentro gli edifici, perché è pericolosissimo muoversi fuori dagli edifici. Oh, sì, col cazzo che mi fotti con la tua busta in betti. Ma dai, ma dove cazzo ne sei uscito? Oh. Allora, no, hai rotto il cazzo. Tu sei ancora camperato qui? No. Anche col visore no, oh, come lo divisore termico del cazzo. Cioè, sei proprio messo male, zio, da. Non puoi. Basta. Boss in betti. Qui su. Ah, sei così. No, veramente, da. Ma li vedete? Poi ditemi perché cazzo mi fanno innervosire sti giochi. Poi ditemelo. Ok. Ritorno. Ah, devo raggirarli per forza, ragazzi, perché quest'arma è forte da vicino. E dalla lontana, dalla distanza, ovviamente è una cagata. Ma ti uccido. Radio caricatore. Stronzo, così impari a uccidermi. Sì? Preso. E tre li abbiamo seccati, ragazzi. Corri. Chi ha ucciso chi? Headshot, bitch. UAV, stronzo, così impari a aspettarmi. UAV, raga. UAV alleato in arrivo. Andiamo qui a sinistra, vediamo se riusciamo a raggirarli nuovamente. Ma vedetela, ragazzi, vedetela, ragazzi. Questa cazzo di arma è uno schifo dalla distanza. Ve l'ho detto, fa veramente schifo. Mamma, bravissimo zietto. Apertura, sto ricaricando. Oh,
Ok, stronzi, così imparate. Mettetene un altro paio di boss in beta, visto che ci siete. No, dai, è rotto il cazzo. Ma io lascio queste immagini per farvi vedere che merda è sto ragazzo. Ho questo coglione che sta giocando. Che cazzo sei? Quanto fai schifo? Andiamo, andiamo. E corri! Cazzo, che col tastino non corre! Svieni dopo 3 minuti, dopo 3 secondi, porco cane, nasconditi! No dai, ma fai cagare! Ma guardati, siete dei cazzo di camper! Ma come fate a giocare? Oh, fermi! M27 time, ragazzi, usiamo l'M27, questo UAV alleato in arrivo. Io non so più che fare, veramente. Questo modo di giocare mi ha veramente... come se mi fosse passato uno scalpello nei coglioni. Mi sono rotto i coglioni anche. No, veramente cazzo nervoso. Porco cane. Il nervoso. Una granata. Grande zio. Oh, bravi, avete fatto un macello, grandissimi. Vi stimo, ragazzi. No, tranquillo, non... tranquillo, non morire. Non morire. Minca, 10-10, ragazzi, che schifo, dai. Ma come cazzo si fa? Dai, io non ho ancora capito perché la flashbang mi paralizza il culo. Mi paralizza il culo. Dovrebbe solo non farmi vedere l'avversario, invece. Headshot, bitch. Vabbè. Tu hai rotto veramente il cazzo. Ti siluro, zio. Ti siluro. Così impari, stronzo. Impari a fare la merda. Ad aspettarmi, vero? E per fortuna con queste cuffie sento quei cazzo di passettini dell'avversario. Altrimenti non sarei andato tranquillamente e mi sarei fatto uccidere. Macchina mortale alleata in azione. Oh! Niente! Continuate così, siamo in vantaggio. Dai, ma... oh! Io mi sto veramente rompendo i coglioni! Oh, cazzo, quanto siete camperati! Io veramente le merde così non le sopporto. Ma muori, stronzo, muori! Squadra del cazzo che avete, mamma mia! Andiamo, andiamo! Headshot, bitch! Cazzo, questo mi fa innervosire! Rientrare. Meno male che è finita, perché mi stavo veramente incazzando. Ma guardatelo, dai. Come si fa? Spiegatemi come cazzo si fa a giocare in questo modo. Cioè, spiegatemelo. Perché io veramente... Io lo capisco. Siete delle merde. Nascondetevi in un posto, presidiatelo. Però muovetevi poco a poco, non fermi in un angolo. Cazzo, ecco perché poi gioco solo a tutti contro tutti. Per questo motivo. Posso capire in dominio che ti camperi e ti metti in posizione per difendere. Ma in deathmatch a squadre fai schifo. Comunque sia, ragazzi, mi ha fatto piacere fare questo video insieme a voi. Che se due parete, diciamo che mi sono divertito per aver trovato questi coglioni che camperano come dei maiali. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Ciao, raga.